Alberto Tentardini, da Monza a Teramo i colori non cambiano, cambiato però il girone, perché l'anno scorso il Teramo lo avevi come avversario, quest'anno ci giochi e si va al sud. Certo, per me è una nuova esperienza perché non ho mai giocato nel girone C, non è sicuramente un passo indietro, ma forse vedendo è anche un passo avanti, vedendo le squadre che stiamo incontrando, e sono davvero contento di questa scelta perché è una bellissima esperienza, appunto come ho detto prima, nuova, e speriamo vada tutto bene. Ci racconti come è nata la trattativa che porta Tentardini a Teramo? Ma io ero, diciamo, mandato 5 giorni di vacanza anziché partire col Monza, perché io e un altro eravamo a fare l'università di Napoli. Allora, siccome durante le pause estive non ci siamo fermati, ci hanno dato questi 5 giorni. Mentre ero in vacanza mi chiama il mio procuratore dicendo che c'era questa bellissima offerta del Teramo, un biennale molto interessante. Non ci ho pensato due volte, ho accettato subito. Sembri un po' abbonato ai grandi progetti. L'anno scorso il Monza di Berlusconi, Gagliani, Brocchi, quest'anno il Teramo rinnovato con una nuova società, con un nuovo allenatore. Sì, senz'altro da questo punto di vista posso ritenermi molto fortunato, anche perché prima Monza e adesso Teramo, con queste nuove proprietà sicuramente c'è tanto da fare, e soprattutto ci sono grossissime possibilità sia di far bene che di andare avanti. Su quel lato del campo c'è Luca Di Matteo che torna a Teramo, Tentardini si giocherà le sue carte per strappare una maglia da titolare. Vabbè, certo, anche perché se c'è sana competizione si migliora entrambi, sia da un punto di vista in campo che anche da un punto di vista, diciamo, sociale, anche perché essendo in camera con lui in ritiro stiamo già... Ah, siete in camera insieme? Sì, ci stiamo già conoscendo bene, appunto è un bravissimo ragazzo che sicuramente, appunto, questa sana competizione porterà solo lati positivi. Come sta andando questo ritiro, questa preparazione precampionale? Ma è molto dura, anche perché appunto questi doppi allenamenti tutti i giorni, e poi ovviamente il caldo non ci aiuta, però ci stiamo allenando bene, bei ritmi sin da subito, e quindi siamo sulla buona strada. Che impressione hai avuto di Bruno Tedino? Ma lo conoscevo già di nome e ho sempre saputo che era un ottimo allenatore, sia dal punto di vista dello spogliatoio che dal punto di vista, appunto, dal punto di vista calcistico. E quando ho saputo che appunto era lui il mister, anche lì diciamo che era un tassello in più per accettare.